Ciao ragazzi, come state? Bentornati su questo nuovo video. Oggi vi voglio fare l'unboxing e vedere nello specifico un prodotto che mi ha colpito per il prezzo. È la prima volta che provo, quindi voglio vedere proprio la qualità di questo prodotto e lo vedremo insieme. Si tratta di questo. È il Corsair 110Q, un case per PC ATX, quindi monta schede ATX all'interno, è di casa Corsair. Ovviamente non stiamo parlando di un case top di gamma, perché quello ve lo recensirò in un altro video, perché l'ho preso per il sottoscritto che deve assemblare il nuovo computer. Ma adesso direi, ci spostiamo in laboratorio, lo apriamo insieme e ci avviciniamo proprio per vedere le specifiche di questo case e quanto può essere competitivo a livello di prezzo. Andiamo. Allora ragazzi, eccoci qua, ho rimbastito il tavolo mobile, che così possiamo stare tranquilli e vedere il nostro case da tutte le angolazioni, e abbiamo un bel appoggio. Allora lo apriamo immediatamente e vediamo come si presenta già la confezione. Allora ragazzi, innanzitutto il peso del pacco non è leggerissimo, quindi non si tratta di un case di plasticaccia. Allora, inizio a farvelo vedere. Innanzitutto, molto elegante davanti, abbiamo un frontale completamente liscio, è un colore molto particolare, ve lo faccio vedere dopo da vicino, come se fosse un alluminio di quelli che si vedono tante righette, molto molto elegante, però ovviamente si tratta di plastica, stiamo comunque parlando, ricordatevi, di un case di fascia sia come qualità che di prezzo medio, non stiamo parlando di svenarci per un case. Abbiamo frontalmente, come potete vedere, tasto di accensione, due USB 3.0, il tasto di reset e di riavvio e un unico jack sia per quanto riguarda il microfono che per quanto riguarda le cuffie. Ovviamente lo dovrete settare nel momento in cui lo attaccate, il PC vi chiederà se state utilizzando uno piuttosto che l'altro. Retro di questo case. Ovviamente abbiamo lo spazio in basso per il nostro alimentatore, abbiamo le due antescorrevoli, quindi le due paratie del case che vengono via facilmente con svitando queste viti. Antalaterale abbiamo una spugnetta che penso sia fatta per l'insonorizzazione, non è affatto male perché comunque dovrebbe limitare un pochino il rumore che si va a creare all'interno del PC. Stessa cosa per quanto riguarda quella sul retro, quindi sotto questo aspetto già lo trovo molto positivo. Iniziamo a vedere il retro del nostro case. Come potete vedere, abbiamo due spazi per gli SSD direttamente dietro, che potete sganciare in modo veloce attraverso le due vitine. Ve lo danno già comprensivo di entrambi i supporti, quindi potete già agganciarne due senza bisogno di comprare accessori supplementari. Il case al suo interno ha due spazi anche per i dischi, quelli grandi, da 3,5. Viene dato ovviamente correlato di tutte le vitine di cui avete bisogno per l'installazione dei componenti dentro il pacchettino. I cavi del nostro case, quelli proprio per l'audio davanti, le USB frontali e l'accensione. E viene dotato di una ventola da 120 nella parte posteriore. Può montare altre tre ventole nella parte frontale. Monta, come vi dicevo, schede ATX. L'altra parte interessante è che sotto, come potete vedere, nella parte dove l'alimentatore butta fuori l'aria, abbiamo un comodo filtro antipolvere che si può staccare e pulire. Molto molto bello e comodo. Ed è un case che supporta ancora, come potete vedere, il caro masterizzatore e lettore DVD, che ovviamente tanti non utilizzano più, mi potrete dire non serve più a niente. Questo è stato preso appositamente perché anche questo serviva per un cliente che è abituato a fare dei backup di file importanti comunque anche su DVD. E piccolo consiglio è, se potete farlo, fatelo anche voi, perché comunque rimane un supporto che una volta scritto viene sigillato.
che sinceramente trovo più sicuro rispetto a una chiavetta che potrebbe danneggiarsi e perdere i dati. Io anche, che sono un malato per queste questioni di sicurezza, faccio sempre 1000 backup USB, NAS, qualcosa anche in cloud, ma le cose più importanti almeno una volta ogni 6 mesi anche sul DVD. Comunque, chiudiamo questa piccola parentesi. Vi voglio far vedere ancora nella parte interna, che trovo, devo dire, comoda. Come potete vedere, il case è completamente libero, proprio perché i dischi vengono messi solo nella parte sotto e nella parte del retro del case, quindi abbiamo tutta la lunghezza disponibile se vogliamo mettergli schede video anche molto lunghe. Nello specifico, senza che prendo dati del fabbricante, vi dico esattamente che cosa ci sta. Allora, proprio stando bruciati, considerando però ovviamente anche le ventole frontali, perché quello vi consiglio sempre di aggiungerle, possiamo utilizzare schede video anche lunghe 32 cm, che non è affatto male, perché vuol dire andare già su schede video molto 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 lunghe, quindi le più prestanti e anche le più customizzate, perché poi abbiamo le stesse video, schede video anche prestanti ma un pelo più corte rispetto a quelle molto customizzate per il raffreddamento, che possono anche avere dimensioni un po' più lunghe. Impressioni generali su questo case? A vederlo così vi direi ottime. Prezzo stupefacente, poi questo nello specifico l'abbiamo trovato in offerta grazie al canale che trattiamo di offerte, come ben sapete, quindi offerte a prezzi stracciati e Sconti Italia, sia il canale Telegram che la pagina Facebook, li trovate entrambi in descrizione, come trovate in descrizione il link per acquistare questo case se volete su Amazon. Che altro dirvi? Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì mettete un bel like, se avete delle domande su questo case o in generale sulla parte informatica fatecele pure nei commenti qui sotto. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo, accendi la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! La 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 la